Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su My Beauty Fair. Sapete che a me piace da matti acquistare, testare nuovi prodotti, scoprire nuove formule. Ogni volta, quasi ogni volta che esce un prodotto nuovo, il mio primo istinto sarebbe quello di prenderlo e provarlo per farvi sapere che cosa ne penso. La cosa bella di provare nuovi prodotti è che si ampliano i propri orizzonti, si conoscono nuove formule. Capita a volte, se si è fortunati, dico a volte perché soprattutto se si è molto puntigliosi come la sottoscritta, non è una cosa che succede tutti i giorni, ma succede di trovare prodotti che ci piacciono da morire, che entrano a far parte, no, della nostra routine quotidiana, di quel gruppo di prodotti eletti che scegliamo di utilizzare giorno dopo giorno, ma capita altre volte che si provi qualcosa che proprio non fa per noi. Ecco, i prodotti che voglio farvi vedere oggi sono prodotti che io ho testato, per la maggior parte sono prodotti che ho comprato personalmente, ci sono un paio di prodotti che ho ricevuto dai brand, però insomma quello ve lo dirò strada facendo. Sono prodotti che ho provato, che non mi sono piaciuti, ma ai quali ho deciso di dare una seconda, una terza, una quarta, in alcuni casi anche una quinta, una sesta, un'ottava chance, per vedere se riuscissi a cambiare idea, per vedere se magari riuscissi a trovare il modo giusto per farli funzionare, o magari se a distanza di tempo le mie impressioni fossero cambiate. Quindi oggi voglio raccontarvi quali sono questi prodotti e se le chance successive sono state fruttifere o meno, o la mia opinione sarà ancora negativa. Spero che il video vi piaccia, che possa esservi utile, farvi compagnia. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale cliccando qua sotto e venitemi a trovare anche sul mio profilo Instagram. Allora, abbiamo prevalentemente prodotti di make-up, c'è anche qualcosa che riguarda la skincare e un prodotto per capelli. Io inizio dal prodotto per capelli, famosissimo, famosissimo da secoli. Questo è il Moroccan Oil Treatment. Questa è la versione light, ovvero la versione più leggera, quella destinata ai capelli fini, perché insomma meno concentrata, meno densa, dovrebbe appesantire meno e bla bla bla. Questo è stato il primissimo prodotto Moroccan Oil che abbia mai provato. È da diversi anni che ho questo flacone, non è un prodotto nuovo, forse qualcuno di voi si ricorderà di avermene già sentito parlare. Poi successivamente ne ho provati altri, ho provato shampoo, una maschera. Devo dire che il brand, da quello che ho potuto provare, non fa per me. Allora, a questo prodotto io ho dato tante di quelle chance che non avete idea, sono arrivata fino a qua. Ok, non sembrerà tantissimo, però per essere un olio per capelli, averne consumato fino a qua, sapete che è un tipo di prodotto, si consuma davvero poca quantità, insomma si usa quando si lavano i capelli, quindi non è una cosa che si usa tutti i giorni, non è poco. Allora, di questo prodotto io adoro il packaging e l'erogatore, perché gli oli per capelli con il pump secondo me sono comodissimi. Rispetto a quelli con la boccetta classica o anche quelli con il contagocce, trovo che questa sia la confezione più pratica da utilizzare. Io trovo questo olio di un grasso, di un unto che è veramente una roba allucinante. È denso, pesante, ma è proprio grasso, cioè è proprio grasso e vischioso. Ogni tanto sento di qualcuno che riesce ad applicarlo addirittura sui capelli asciutti e sento dire sì, lo uso sui capelli asciutti perché non appesantisce, è leggero, e io rimango veramente così perché non ci posso credere. Ho provato a utilizzarlo prima di lavare i capelli, quindi come una sorta di impacco idratante, sapete che si fa, no? Di applicare un olio, tenerlo in posa qualche ora prima di lavare i capelli. Non riesco a utilizzarlo neanche in quel modo, perché quando poi mi vado a fare lo shampoo devo insomma lavare i capelli con molta cura, perché altrimenti rimangono residui anche sulle lunghezze, soprattutto sulle lunghezze. Dopo il lavaggio non ne parliamo, se ne applico qualche goccia, per quanto io sia attenta e ne applichi poco e cerchi di spalmarla in modo uniforme, anche se la metto sul capello umido prima dell'asciugatura, state poi sicuri che i capelli poi mi rimangono tutti quanti unti e sono costretta a rilavarli di nuovo. Quindi gli ho dato tante chance, basta, ho chiuso, non ne posso più, non lo voglio più vedere perché mi rovina i capelli, lo trovo di un pesante, di un unto, di un grasso che non ne avete idea. Per quanto riguarda il make up, allora, ho diversi prodotti, tutti piuttosto blasonati, devo dire la verità. Parto con questo
questo Rare Beauty Positive Light Tinted Moisturizer. Questa è la crema colorata, la skin tint di Rare Beauty nella tonalità 30N. Questa era uscita forse un anno fa, forse poco più, non me lo ricordo benissimo. Comunque appena era uscita mi ero fiondata ad acquistarla perché mi ispirava tantissimo. Tendenzialmente io adoro le skin tint con questo tipo di confezione, con la formula molto fluida. Ovvio che la confezione non è sinonimo di formula che funziona per noi, però solitamente con questo packaging ci sono prodotti molto leggeri, molto sottili, che nella stragrande maggioranza dei casi mi piacciono, con cui mi trovo bene. Devo dire che di Rare Beauty ho provato tanto, ma raramente ci sono stati prodotti che mi hanno appassionata così tanto da continuare a utilizzarli anche dopo la fase iniziale di test. Questo prodotto non funziona per me, non funziona perché rimane, è davvero sottile, leggero, ma non so per quale motivo, per quale diavoleria, mi rimane completamente sulla superficie del viso, non si setta, quindi se anche mi tocco il viso dopo un po', cioè rischio veramente anche di toglierlo, insomma non funziona su di me, rimane in superficie, non si setta, non si fonde con la pelle, e in più mi enfatizza alcune zone del viso sono un pochettino più aride, ma che normalmente lo sono d'inverno, non lo sono d'estate. D'estate è raro che qualcosa mi enfatizzi la zona arida tra naso e bocca, ma per qualche strano motivo con lui è così, quindi non è proprio un prodotto che riesco a far funzionare o che è compatibile con la superficie della mia pelle. Non so quale sia il problema. Di NARS ho da farvi vedere il Radiant Creamy Color Corrector. Quando è uscito questo color corrector, è un correttore colorato, color pesca per la zona delle occhiaie, di NARS mi sono fiondata a comprarlo perché sono sempre stata una grandissima fan del Radiant Creamy Concealer di NARS, in generale dei prodotti NARS per la base. Trovo che facciano degli ottimi fondotinta, ottimi correttori, e l'ho comprato al volo quando era uscito, penso ormai un anno fa, no, addirittura di più, proprio perché cercavo un prodotto di questa tipologia, quindi un color corrector che fosse fluido e liquido e non quelli in pot o comunque in barattolo, quelli in crema, perché trovo che questi siano più facili e comodi da utilizzare. Avevo comprato la tonalità medium, ma all'epoca era estate, quindi ho ritenuto che potesse essere la tonalità giusta per me. Solitamente io corrispondo a un medium, light to medium nel spettro di colori di NARS. Non mi è mai piaciuto sia per il colore, per due motivi opposti non mi è mai piaciuto. Da un lato per il colore troppo intenso, troppo scuro. Medium, a meno che io non sia molto abbronzata, è già troppo scuro per me, tanto da lasciare questo alone molto pigmentato, molto scuro attorno alla zona delle occhiaie. Ma al contempo, quello che non mi è mai piaciuto è anche la scarsa, so che sembra un controsenso, però la scarsa pigmentazione di questo prodotto. Cioè è come se fosse un prodotto non troppo pigmentato, ma comunque arancione, tanto da rendervi arancione tutta la zona del contorno occhi. Allo stesso tempo la sensazione è sempre quella di un contorno occhi sporcato di arancione, ma non di cromo correzione, quindi ho sempre trovato che fosse inutile su di me, perché mi dava questo alone arancione attorno agli occhi, ma non mi sembrava che attenuasse in nessun modo le occhiaie, e in più dovevo andare poi successivamente con un correttore di almeno di media intensità per andare a coprire la zona aranciata. Quindi non devo dire che non mi è mai piaciuto, non mi sono mai trovata bene, trovo addirittura che scurisca la zona del contorno occhi invece di illuminarla. Non ho mai provato la tonalità light addosso, ma soltanto in negozio, e mi sembrava troppo chiara e rosata per me, quindi forse mi sarebbe stata più congeniale una tonalità nel mezzo, ma in generale non mi piace, non trovo che funzioni su di me. Questo mascara, ragazzi, è chiacchieratissimo, veramente chiacchieratissimo, probabilmente l'avrete visto menzionare ovunque, Suede Pro Lash Lift Mascara. Questo è un mascara particolare, con questo scovolino particolare, è uno scovolino che ha un lato soltanto, è piatto sotto e sopra tutte le setole verso l'alto, e si utilizza ovviamente in questo modo. Dovrebbe essere un mascara allungante, volumizzante, che dà questo effetto aperto, ventaglio, push up alle ciglia, nonostante lo scovolino non faccia pensare a volume. Pare che tutti lo amino, pare che tutti ne siano innamorati, a me proprio non dice niente, cioè non fa niente. E in più scompare dalle ciglia, cioè quel poco effetto che fa, dopo 2 ore lo perdo, forse anche meno di 2 ore, cioè scompare come se non avessi
applicato niente. L'ho provato più volte, l'ho visto veramente menzionare, ho sentito gente estasiata definirlo come un mascara rivoluzionario, ho visto ADV sponsorizzate a non finire su questo mascara. Io l'avevo ricevuto da Look Fantastica, era all'interno di una box se non ricordo male, contentissima di provarlo, ma no, per me no. Poi Chanel Le Beige Touche Détente, tonalità B50. Avevo dedicato un video review a questo fondotinta, uscito la scorsa estate, ve lo linko qua sopra. L'avevo definito un gran bel prodotto, però non sconvolgente, ok? Infatti l'avevo recensito, mi era piaciuto, ripeto, non che non mi fosse piaciuto, però poi l'ho lasciato lì nel dimenticatoio. Me ne sono ricordata quest'anno, l'ho ritirato fuori perché mi ritrovavo in un momento in cui non avevo a disposizione tanti fondotinta adatti al mio incarnato. Insomma, quando prendo il sole cambio velocemente colore, quindi insomma devo anche ritoccare, no? Devo scegliere i prodotti per la base giusti. L'ho ritirato fuori, me ne sono innamorata e lo uso non stop da quel momento. Non so come mai non capito, ma come mai questo prodotto non mi avesse emozionato prima. Meno male che l'ho riprovato, meno male che non l'ho venduto, regalato, dato via come volevo, perché è veramente favoloso, leggero, sottile, si fonde benissimo con la pelle, sembra che non indossiate niente, si comporta benissimo con ogni prodotto che indossate dopo, anche con i prodotti in crema che io uso praticamente in esclusiva in estate, si comporta molto bene, ha una buona durata, un finish molto luminoso, deve piacervi il finish luminoso, è bello idratante, confortevole e mi piace da matti, quindi non so come mai io non mi sia, insomma non so, la scintilla tra noi due non si è scoccata prima, perché è un gran bel fondotinta. Pessimo rapporto qualità prezzo, pessimo, sono solo 20 ml, costa, non ricordo se 60 o 70 euro. Io poi vi ricordo sempre che sul sito Sephora è sempre attivo il mio codice sconto Giovanna20, ve lo metto qua sotto, è valido per tutti gli acquisti da 49 euro di spesa in su, su tutti i brand che aderiscono alle promozioni. Non tutti i brand che trovate da Sephora aderiscono alle promo, ci sono brand esclusi, ma ci sono tantissimi brand che invece sono scontabili, come i brand di profumeria classica, mi vengono in mente Chanel, Dior, Saint Laurent, ma anche Armani, Nars, Clinique, Sisley, ma ce ne sono veramente tantissimi, Estée Lauder, ce ne sono tanti che sono scontabili, Make Up For Ever anche, quindi date un'occhiata quando volete comprare qualcosa, se riuscite a insomma risparmiare un po', perché non fa mai male, e questo è uno dei prodotti che vi consiglierei di provare se amate fondotinta con queste caratteristiche. Poi ho due prodotti di skincare. Il primo è Wishful Pillowgasm Cherry Glow Sleeping Mask. Questa è una maschera notturna, idratante, rimpolpante di Wishful, che è il brand di skincare di Huda Beauty. Ho ricevuto questo prodotto dal brand ma un bel po' di tempo fa, ormai oserei dire l'inverno scorso o l'autunno scorso. Sapete che per qualche strano motivo sono finita nella PR list di Huda Beauty. Dico per qualche strano motivo perché non avevo mai utilizzato i loro prodotti prima, quindi non so come avessero scoperto della mia esistenza, ma al di là di quello, sono finita nella loro PR list, ho iniziato a scoprire il brand e devo dire che ho scoperto delle referenze molto molto valide. C'è qualcosa però che nonostante questo non ha mai fatto breccia nel mio cuore, ovvero questa maschera. Questa maschera, ragazzi, io trovo sia tremenda, ma veramente tremenda. Le ho dato tante chance, veramente tante. Ve la faccio vedere anche, ma proprio non c'è verso di farmela piacere. Allora, intanto, io non so se potete notare la collosità di questa maschera. No, mi ricordavo avesse profumo, ma non sento niente. Insomma, ne ho usata un bel po', non so se vedete, ma ne ho utilizzata, io non riesco proprio a sopportare l'effetto grasso e appiccicoso che rimane sulla pelle quando l'avete indossata. È una roba allucinante, anche mettendone veramente poca, stendendola, tirandola bene, aspettando che si asciughi prima di andare a letto, non c'è verso, rimane veramente grassa, grassa, spessa e pesante, tant'è che vi sentite proprio una roba bagnata, appiccicosa sul viso, per me è una sensazione insopportabile. Poi
biccionciati i capelli, si appiccica al cuscino, brutta. È una maschera da tenere in posa tutta la notte e non la trovo molto fastidiosa, anche volendola tenere su solo 20 minuti prima di andare a letto e sciacquandola, poi ha una sensazione veramente troppo pesante, fastidiosa, io non riesco a tollerarla, quindi mi spiace. L'altro prodotto di skincare è una protezione solare di La Roche-Posay, questa è la Antelios UV Moon 450+ Oil Control, questa è la versione che sarebbe destinata alle pelli miste grasse o comunque a quelle che vogliono tenere sotto controllo la lucidità. Allora, io ho ricevuto questo prodotto dal brand di recente, ma poco prima di riceverla, se ricordate, avevo pubblicato un video, una maxi review di tutte le protezioni solari che avevo provato, insomma, in un periodo recente. Ve lo linko qua sopra nel caso ve lo foste perso, era destinato alle protezioni viso. Avevo menzionato anche lei e non l'avevo recensita positivamente perché è una crema che ho provato, insomma, più volte in passato. Questa è l'ultima riformulazione, l'ultimissima versione. Io l'avevo provata prima e per me non funziona perché è uno di quei fluidi molto asciutti che dovrebbero lasciare appunto un effetto asciutto sul viso, quasi un effetto opacizzante, dovrebbero avere un tocco secco e quant'altro. Ho voluto riprovare la nuova versione visto che il brand me l'ha inviata, ma niente da fare, comunque non funziona per me. C'è qualcosa di strano in questo tipo di formule per dei prodotti di protezione solare oil free per pelli miste o grasse, perché per qualche motivo su di me risultano ancora più lucide. Non so dirvi perché, io non ho la pelle mista o grassa, a volte si lucida per il caldo d'estate, perché ovviamente si suda, fa più caldo, insomma il sebo è prodotto in maggiore quantità, ok, ma tendenzialmente io non ho una pelle mista grassa, ma quando uso questo tipo di protezioni solari, ma anche di altri brand, trovo che abbiano un finish su di me quasi farinoso e mi ritrovo con la pelle lucida. No, non so dirvi come mai succede il contrario, ma è così. Quindi sia che l'applichi con la crema sotto, senza crema sotto, quindi dopo la detersione su pelle nuda, non fa differenza. Io trovo questo tipo di protezioni solari più pesanti. So che a tanti di voi piacciono, quindi non dico che non funzionino in assoluto, ma non lo dico per nessuno di questi prodotti perché è sempre tutto soggettivo, però proprio su di me questo finish qui, questa formula qui non funziona. Ho due prodotti di make up di Victoria Beckham, entrambi li indosso oggi, ho voluto indossarli per farveli vedere. Allora, il primo è uno dei Cheeky Posh Blushing Stick nella tonalità Playground. Questo è un color cappuccino, possiamo definirlo un color nocciola. Avevo provato questi blush lo scorso autunno. Sotto Black Friday io ho fatto un mega ordine, approfittando degli sconti, un mega ordine sul sito di Victoria Beckham e avevo recensito tutti i prodotti in un video che vi linko qua sopra nel caso ve lo foste perso. Questo blushing stick l'avevo poi, era uno di quei prodotti che avevo poi accantonato perché nonostante la formula non mi fosse dispiaciuta, trovavo che il colore non fosse adatto a me durante l'inverno, ma ci sta, ci sono diversi colori che mi piacciono su di me durante l'inverno ma che detesto in estate o viceversa, quindi sono abituata a questa cosa, ho detto lo tengo da parte e lo riprovo in estate. Allora, devo dire che d'estate il colore trovo che si adatti meglio alla mia carnagione perché è un nocciolo un po' caldo, trovo che mi sbatta durante l'inverno, però d'estate sia carino, piacevole. La formula non la trovo niente di che. Ok, quindi non devo dire che non mi sento di consigliare particolarmente questi blushing stick, non trovo che abbiano nessuna proprietà particolare, magari vi innamorate del colore o del packaging che è meraviglioso, quindi ok, però non mi sento di dirvi a caratteristiche che giustificano il prezzo, la spesa e tutto quanto, quindi non lo so, lo trovo carino però niente di particolare. Gli ho dato un'altra chance, gli ho dato altre chance, sì, carino il colore, però per il resto secondo me è un po' tutto fumo, niente arrosto. Mi piaceva tantissimo, c'è un bellissimo rosso che mi ispirava molto perché trovo che possa essere una sorta di alternativa al blush stick numero 5 della gamma Chanel Beige, che è fuori produzione, sapete che è uno dei miei preferiti in assoluto, e quindi volevo provarlo per vedere se riuscivo a proporvelo come alternativa. Non so se lo comprerò, però il colore mi chiama veramente tanto, quindi boh, vi terrò aggiornati, vi farò sapere, però a livello di formula sappiate che non la trovo niente di che. Così come non trovo niente di che questa qui, che è la...
come si chiama, Bitten Lip Tint, quindi una tinta labbra nella tonalità Amour. Packaging di nuovo bellissimo, è il prodotto che indosso sulle labbra in questo momento. Anche qui, questo è un color nocciola caldo, molto simile al blush, potete vedere. L'ho comprato quest'inverno questo tipo di colori non trovo stiano bene su di me, quindi avevo un po' cannato l'acquisto, di nuovo tenuto da parte in attesa dell'estate. Devo dire che il colore con l'abbronzatura mi piace, la formula anche non è male, però... Di nuovo non la trovo trascendentale, è iper mega sottile, ha un effetto, inizialmente è bagnata ovviamente essendo una tinta liquida, però si asciuga, è trasparente, non è un rossetto liquido, è proprio una tinta, quindi è trasparente, poi si asciuga dopo qualche minuto, lascia questo effetto qui, però trovo che alla lunga secchi le labbra e non la trovo più confortevole, trovo che con il tempo diventi un po' appiccicosina, un po' secca e appiccicosina, non lo so, quindi non, anche qua non trovo che sia un prodotto particolarmente degno di nota. Ecco, ho voluto aspettare l'estate, però non so, non sono impressionata. Ecco, in questo caso se cercate una tinta per le labbra che è pensata anche per funzionare sulle guance, quindi due in uno, i lip blush di Huda Beauty usciti quest'anno secondo me sono pazzeschi. Coral Kiss e Rosy Kiss sono i miei colori preferiti e trovo che funzionino meglio di questa qua. Tower 28 Sunny Days Broad Spectrum SPF 50 Mineral Tinted Sunscreen. Questa è una protezione solare colorata di Tower 28, presa negli Stati Uniti l'estate scorsa. Non so se sia disponibile in Europa da qualche parte, credo che su Cult Beauty, dove rivendono il brand, non ci sia, ma magari su Revolve o qualche altro sito parallelo, comunque se dovessi trovarla ve la linko qua sotto. Insomma, devo dire che non mi piace, è una protezione solare minerale, la trovo farinosa, asciutta, trovo che rimanga in superficie, sia rimanga fastidiosa, che non si setti, un po' come la skin tint di Rare Beauty. Mi segna ogni zona secca, rimane proprio in superficie, ma sembra che sia secca tutta la mia faccia, non soltanto la zona che ho notoriamente un po' più arida, proprio non mi è piaciuta, ma da nessun punto di vista, bocciatissima. L'ho riprovata quest'inverno, l'ho riprovata quest'anno, ma niente da fare. Ho la tonalità 30 PCH, che non è niente male per me, è un bel tono medio caldo, però la formula proprio... bocciatissima. Ho due prodotti di Tom Ford. Allora, il primo è Shade and Illuminate nella tonalità 01 Intensity 1. Questo è il famosissimo duo illuminante e contouring in crema. Ne ho sentito parlare per tutta la vita, prodotto che ogni volta che vedevo utilizzare sentivo che la gente si strappava i capelli dall'entusiasmo. Ho voluto prenderlo anch'io. Allora, devo dire, carino, ma niente di che, cioè il contouring sembra molto più freddo qua di quanto non sia in realtà non dico che sia arancione, perché no, però è piuttosto caldo, quindi non trovo che sia più un bronzer che un contouring, onestamente. L'illuminante è semplicemente un gloss trasparente, rimane anche abbastanza appiccicatino, non capisco tutto questo hype. Ecco, io ero molto scettica su questo prodotto, mi aspettavo che non mi piacesse per niente, in realtà non lo trovo così male, però per il costo, che è altissimo, e per quanto lo sento nominare come prodotto rivoluzionario, devo dire che io l'ho guardato e ho detto, ma vabbè, tutto sto casino, questo prodotto non mi pare il caso. Poi quest'altro prodotto di Tom Ford invece è la Eye Color Quad Creme nella tonalità 37 Smoky Quartz. Questo è un quad di ombretti dalla formula particolare, perché sono ombretti in polvere ma che sembrano delle creme, sono molto cremosi. Quando ci appiccicate il pennello un po' di kickback di polvere ce l'avete, però tendenzialmente è effettivamente un colore molto 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 cremoso, anche se lo toccate con il dito sembra quasi crema. Mi piace molto la combo colori, so che sembra un po' spenta, smorta vederla così, ma in realtà sono più belli dal vivo secondo me. Indosso oggi sugli occhi questi primi due colori qui. Allora, la prima volta che ho usato questo quad di ombretti ho realizzato un make up tutto matte, perché questi sono tutti ombretti matte, mi ci sono anche impegnata e tutto quanto, mi guardo poi e vedo che le mie palpebre sembravano carta.
pesta, cioè come se avessi applicato l'ombretto più secco che ci sia sulla faccia della terra, cioè erano ravvizzite, cioè ovunque io avessi applicato il colore. L'ho usato un paio di volte dopo questa, stessa identica cosa, accantonato il prodotto, perché la prima volta ho detto boh, chissà, magari ho la palpebra secca, ma la seconda, la terza, no, non fai proprio per me, cioè proprio carta crespa, una roba orribile, cioè mi dava 20 anni. L'ho ripresa in mano qualche settimana fa, devo dire che, allora, trovo sempre che siano un po' secchi come ombretti. È strano dirlo, perché sono, vi dicevo prima, sono delle polveri ma sembrano in crema, perché effettivamente quando le toccate sono cremose, cioè sono delle polveri molto cremose, non danno assolutamente questa sensazione, però addosso mi fanno queste micro, cioè mi segnano come la pelle, cioè veramente sembra un po' carta crespa. Oggi poco, però fanno sempre quell'effetto là. Quindi, ecco, con le chance successive che ho dato a questo prodotto, mi sono resa conto che sono d'estate, forse, che la mia pelle è meno secca, non lo so, non so cosa dirvi, però adesso che fa caldo, questo effetto è notevolmente minore rispetto a quello che io ho riscontrato durante l'inverno. Quindi, quello sì. Però diciamo che sono spaventata dall'usarli, perché ho sempre paura. Mi trucco per uscire, uso loro e magari c'ho questo effetto orrendo che è talmente brutto che vi dico non posso uscire di casa perché proprio è visibile, quindi non mi fido mai a utilizzarlo, ecco, quindi non lo so, strano perché non me l'aspettavo vedendo la formula, però non lo so, non mi trovo bene, non me lo so spiegare neanch'io, però su di me per qualche motivo non funzionano. Ragazzi, questo è quanto, spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia dato qualche spunto interessante. Fateci sapere, se vi va, qui sotto nei commenti quali sono i prodotti che voi avete provato e sui quali dopo ripetute chance vi siete ricreduti o meno. Fatemi sapere se avete cambiato idea oppure se siete rimasti fissi sulla vostra posizione, quel prodotto proprio non fa al caso vostro. Se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale cliccando qui sopra, su questo bottone, e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!